Do la parola a Renato Nicolini. Grazie. Fammi venire in mente, guardando questa piazza, l'Italia di circa 30 anni fa, quando sulla spinta delle manifestazioni culturali dei comuni lo Stato decise di istituire il Fondo Unico per lo Spettacolo. In quel periodo l'Italia sconfisse il terrorismo, l'economia italiana ha avuto dopo una flessione una grande ripresa, sono gli anni in cui si afferma il Made in Italy e tutte le cose che oggi portano ricchezza all'Italia nascono in quel periodo. E io credo che noi dobbiamo saper guardare oltre i funerali che si annunciano, perché capite bene, il problema non è l'anno prossimo, l'anno successivo, il problema è il 2011. Secondo le previsioni dell'attuale governo, che l'onorevole Carlucci sostiene senza capire che cosa sostiene, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali dovrà chiudere perché non avrà più soldi in bilancio sufficienti a pagare il proprio personale. Quindi chiuderanno i cinema, chiuderanno i teatri, chiuderà la musica, chiuderà la danza, chiuderanno anche le soprintendenze archeologiche e chiuderanno i musei. Sarà contenta la moglie di Gordon Brown che ha detto: che bello, mi sono risparmiato la visita al museo. Ci risparmieremo tutti la visita al museo. Persino Mario Resca, il dirigente di McDonald's, chiamato a dirigere la direzione per la valorizzazione dei beni culturali, ha protestato, ha detto: così non si può andare avanti. E invece il ministro Bondi è troppo occupato a smentire di essere il protagonista di libri di scandali erotici, oppure a scrivere poesie su come è bello Berlusconi. Sorge il sole, canta il gallo, Berlusconi monta a cavallo. E dobbiamo capire anche che il problema non è solo della cultura, c'è un filo rosso che unisce il taglio alla cultura e il taglio che si profila all'università. C'è un illustre signore che ha scritto sul Corriere della Sera, ricordiamoci lo slogan di Reagan: bisogna affamare la bestia finché la bestia diventa mansueta. E se la bestia nel frattempo muore, cos'è un'Italia con un 20% di università in meno? Sul cimitero finalmente regnerà il merito. E dobbiamo capire che anche in televisione le cose non vanno meglio, perché un tempo le televisioni di Berlusconi erano dirette da Carlo Freccero, oggi invece le televisioni di Berlusconi sono dirette da Pinco Pallino e sono diventate l'esempio di come si può dilapidare anche un capitale investito. Serve un medico urgentemente. Dove? Lì alla sinistra, sotto la tenda, un medico sotto la tenda. Sì, che il medico arrivi, fuori di metafora, perché il medico servirebbe anche a Palazzo Chigi, ma un altro tipo di medico, un medico psichiatrico, perché c'è chi pensa che si può uscire da questa crisi organizzando feste, divertendosi, e se mi diverto io si divertono tutti naturalmente. E c'è qualche cosa di molto grave in questo momento che richiede a noi la capacità di capire che per tanto tempo abbiamo pensato che potesse essere peggio per lo spettacolo. Oggi dobbiamo essere consapevoli del fatto che senza una grande mobilitazione, 10 volte più grande di questa, capace di unire anche la televisione, i giornali, che non se la vedono meglio, la difesa della libertà di informazione e la libertà di cultura, per l'Italia veramente arriveranno tempi bui. Come potrà l'Italia uscire dalla crisi se non attraverso il proprio immaginario, attraverso la capacità di usare i propri valori simbolici? Questo è quello di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di partiti che ci difendano. Abbiamo bisogno della politica che ci difende. Non possono essere i lavoratori dello spettacolo a difendersi da soli. Ed è veramente grave che solo l'Unità oggi abbia dato ampio spazio a questa manifestazione. E gli altri giornali che facevano? Repubblica stessa, dopo aver invitato a investire
nella carta stampata e nel libro è distratta e non si rende conto che i funerali dello spettacolo sono per l'Italia una notizia di prima pagina, molto più della peste suina, dell'influenza suina e del provvedimento del governo ingrosso il guano. Un'altra associazione che ha organizzato e aderito è l'AIZ, Associazione Fonici, e poi abbiamo l'Unione dei Circoli Cinematografici dell'ARCI, e poi ci arriva l'adesione del capogruppo Enrico Luciani di Sinistra e Libertà alla Regione Lazio e la solidarietà di evangelisti dell'Italia dei Valori. Do la parola a Indiana Raffaelli del sindacato musicisti. Buongiorno a tutti quanti, oggi siamo qui per chiedere il reintegro del FUS. È scandaloso che dopo che ci sia stato c'è stato promesso che ci sarebbe stato ridato quello che ci era stato tolto, oggi ci troviamo di nuovo a dover protestare per richiedere ancora una volta questo reintegro, ma purtroppo il FUS italiano è veramente uno scandalo se guardiamo quello che succede nel resto d'Europa. Gli altri paesi si sono resi conto che nei momenti di crisi bisogna investire in cultura, bisogna investire nello spettacolo, bisogna dare la possibilità alla popolazione di crescere culturalmente per contrastare proprio gli effetti drammatici della crisi. Invece qui che cosa facciamo? Tagliamo. Quindi mentre tutti gli altri paesi hanno dato maggiori risorse, da noi le risorse vengono praticamente azzerate. Ma dunque, io rappresento i musicisti, non tutti i musicisti, la stragrande maggioranza però di essi, che sono precari. Allora il nostro settore è un settore in cui il precariato è veramente la realtà più diffusa. Ma di noi normalmente non si parla mai, purtroppo noi siamo normalmente anche esclusi da questi finanziamenti del FUS, per cui non solo chiediamo che il FUS venga reintegrato, ma chiediamo maggiori investimenti e investimenti anche su coloro che oggi non ricevono assolutamente niente, ma sono la maggioranza degli artisti che lavora sul territorio, che diffonde la cultura capillarmente laddove la scala, laddove il teatro dell'opera e il teatro di Firenze, tutte queste grandissime realtà che hanno portato la nostra cultura a livelli altissimi e famosi, conosciute in tutto il mondo, non possono arrivare. Noi non vogliamo levare niente a loro, ma vogliamo che venga dato anche a noi la possibilità di far crescere la cultura in tutte le parti d'Italia. Vogliamo veramente che ci sia una possibilità per chiunque di avvicinarsi alla cultura e allo spettacolo. Grazie.